Bentornati in studio da Gio Prestia per le notizie di oggi, 22 febbraio 2020. La questura di Agrigento ha disposto il divieto delle sfilate dei carri allegorici al Carnevale di Sciacca. Una decisione arrivata poco fa e notificata per mezzo del commissariato di polizia di Sciacca al comune e alla società organizzatrice della manifestazione. Niente sfilate di carri dunque, non solo per la giornata di oggi, ma per l'intero programma dell'evento. Una decisione che dunque pone fine ad ogni incertezza, collegata evidentemente non solo allo stato emotivo dell'intera popolazione. L'organizzazione dovrebbe adesso scegliere se proseguire la festa con i gruppi mascherati o con altre iniziative alternative. Il sostituto procuratore della Repubblica di Sciacca, Roberta Griffo, ha disposto il sequestro del carro allegorico dove si è verificata ieri la tragedia. Sono in corso serrate indagini, anche se al momento non risultano persone indagate. L'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, appresa la notizia della morte del piccolo Salvatore Sclafani da Bari, dove si trova per l'incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo Frontiera di Pace, che riunisce una sessantina di vescovi provenienti da 20 paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ha inviato un messaggio alla famiglia del piccolo Salvatore. È il giorno del dolore, dice l'arcivescovo, il giorno in cui stare in silenzio e pregare. Omicidio stradale, è con questa accusa che il 49enne di Agrigento Massimo Modica, alla guida della Peugeot 207 che all'alba si è schiantata contro il muretto di cinta di Via dei Borboni a San Leone, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, su disposizione del sostituto procuratore di turno Sara Varazzi, andrà agli arresti domiciliari, ma per intanto si trova ancora all'ospedale San Giovanni di Dio, dove alcuni militari dell'arma lo stanno piantonando, essendo scattato lo stato d'arresto, tenendolo sotto controllo. Aveva ingoiato una moneta, rischiava di soffocare una bimba di 3 anni di Racalmuto, salvata dai medici dell'unità operativa di pediatria e dal medico endoscopista dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il piccolo aveva ingoiato, quasi come un gioco, una monetina di 20 centesimi, ritrovata all'interno dell'abitacolo dell'autovettura della madre. Immediatamente la piccola ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie, è stata subito portata al pronto soccorso da Agrigento, dove è stato aperto un codice rosso. In sala operatoria, con una pinza, è stato possibile afferrare e tirare fuori dall'esofago la monetina. È stata una vera e propria corsa contro il tempo, una corsa che però ha consentito ai medici dell'ospedale di realizzare il miracolo. Un'anziana è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stata ricoverata per una forma di polmonite con insufficienza respiratoria. I sanitari hanno eseguito il protocollo previsto per i casi di coronavirus alla paziente, che è stata subito posta in isolamento. I medici hanno eseguito il tampone, che è stato inviato all'Istituto di Virologia del Policlinico per gli esami. Intanto, in riferimento a quanto accade in queste ore in Lombardia e Veneto, l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ribadendo l'assoluta serenità della situazione in Sicilia, ha convocato stamattina a Catania una riunione dell'unità di crisi sul coronavirus. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.